Abbiamo dunque esaminato la conclusione del procedimento amministrativo, adesso prendiamo in esame il silenzio, è inteso come violazione di un principio, l'obbligo della buona fede. Anche la pubblica amministrazione è tenuta a garantire nei confronti del cittadino la buona fede. Vediamo cosa vuol dire. Ma prima di andare avanti, vediamo che cosa si intende per silenzio. Che cos'è il silenzio? Il silenzio può essere inteso come una inerzia da parte della pubblica amministrazione tutte le volte che è obbligata a provvedere, o può anche essere una scelta discrezionale dell'amministrazione, tutte le volte che lascia decorrere un termine e quel termine però ha un suo significato, come per esempio nel caso della scia, no? Ebbene, il silenzio quindi non è sempre una violazione di un obbligo di provvedere, comunque è una manifestazione della volontà dell'amministrazione in certi casi. In altri casi invece è proprio un'inerzia, nel senso che avrebbe dovuto intervenire e non l'ha fatto, avrebbe dovuto provvedere e non l'ha fatto. Ed è per questo motivo che può essere intesa come una violazione di un principio generale dell'attività amministrativa. I principi generali sono contenuti, lo sappiamo, nella legge 241 del 90. Si richiamano alla Costituzione, quando l'articolo 97 si fa riferimento al buon andamento, alla imparzialità. E sono contenuti anche nel primo comma di questa legge 241, al primo articolo di questa norma, quando si evidenzia che l'attività amministrativa persegue i fini, abbiamo già visto, determinati dalla legge ed è retta a questi criteri, economicità e imparzialità. Ebbene, questa norma è stata recentemente modificata grazie all'inserimento di un comma nuovo, il comma 2 bis, per effetto del decreto legge numero 76 del 2020. Bene, questo comma, il 2 bis, afferma che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Vedete? Quindi torna di nuovo qui il concetto di buona fede. Non si tratta quindi del sovrano che provvede in via unilaterale, ma si tratta di un soggetto che entra in relazione. Ed entrando in relazione deve rispettare i principi delle buone relazioni, quindi la buona fede rientra sicuramente fra questi principi. Peraltro il concetto di buona fede è anche ribadito anche dall'ONU. Come sapete l'ONU il 31 ottobre 2003 ha siglato questa convenzione che tratta il tema della prevenzione della corruzione, affermando proprio l'esigenza di promuovere l'integrità e la responsabilità e la buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici. Quindi la buona fede non soltanto è prevista e richiesta, ma è anche uno strumento che consente di contrastare il fenomeno corruttivo, nel senso che un'amministrazione che funziona bene, e no, un'amministrazione che instaura rapporti di buona fede, sicuramente allontana il rischio che possano esservi interferenze indebite nell'attività amministrativa e di relazione fra cittadino e istituzioni. Ma vediamo in sostanza che cosa vuol dire buona fede. E vediamolo facendo riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione. Si tratta di un'ordinanza e non di una sentenza. Questa ordinanza, di cui vediamo qui il numero e l'anno, fa riferimento ad una richiesta che dei privati hanno inoltrato ad un'amministrazione comunale per poter realizzare un complesso alberghiero su un terreno di propria proprietà, appunto. Ebbene, la faccio breve, ma il comune prima ha lasciato intendere che potesse essere possibile presentare un piano attuativo comunale, poi ha chiesto anche delle modifiche al piano, per poi fare revocare il piano, consigliando invece un permesso di costruire con domanda di deroga alle norme urbanistiche comunali. Poi, dopo diversi anni, addirittura ha chiesto invece, avendo modificato il piano regolatore, di tornare di nuovo alla proposta di piano. Dopo 4 anni dalla prima istanza, il privato quindi si è stancato di questa attesa, si è sentito leso e presenta ricorso al giudice ordinario, chiedendo il risarcimento dei danni tramite il CTU. Ebbene, il giudice, scusate, il comune contesta questa domanda presentata al giudice ordinario, ritenendo invece che laddove vi sia eventualmente una competenza, dovesse essere del giudice amministrativo, perché tutto sommato si tratta di ricorrere nei confronti del silenzio serbato dall'amministrazione, o se si vuole l'inerzia comunque
Anche perché, dice appunto l'amministrazione comunale, non vi è in questo caso un vero provvedimento amministrativo che sia stato emanato, nessun titolo abilitativo è stato mai rilasciato. Quindi non si può affermare che il privato abbia potuto dare affidamento ad un atto certo e formalmente esplicitato. Ebbene, la Corte di Cassazione, esaminando la questione, invece ha un'idea diversa e scorre velocemente. Afferma proprio questo, che la pretesa è fondata in sostanza sul fatto che il Comune ha provveduto negativamente sulla istanza dopo aver tenuto per lungo tempo comportamenti che avrebbero ingenerato un incolpevole affidamento in un esito positivo del procedimento concessorio. Quindi la domanda che viene presentata in questo caso non riguarda l'inosservanza di un termine del procedimento, ma la violazione dell'affidamento ingenerato dall'amministrazione comunale in un esito favorevole del procedimento. E afferma quindi in questo caso la Corte di Cassazione che qui il Comune ha violato un principio fondamentale e si trova in una condizione di danno da comportamento e non di danno da provvedimento. Ecco perché parliamo di buona fede. Quindi non è un danno conseguente ad un provvedimento che è stato emanato, ma al fatto che l'amministrazione ha messo in atto un comportamento che è stato ritenuto dannoso. Più avanti vediamo come più volte viene affermato questo concetto di buona fede come principio che deve essere tenuto dalla pubblica amministrazione. Vediamo insieme adesso nel prossimo passaggio che ho evidenziato, ecco qui. Perché si va dal giudice ordinario o dal giudice amministrativo? Il presupposto, dice la Cassazione, perché si possa predicare la sussistenza della giurisdizione amministrativa è che il danno, di cui si chiede il risarcimento, sia causalmente collegato alla illegittimità di un provvedimento amministrativo. Ma non è questo il caso, perché il Comune veramente non ha mai adottato nessun provvedimento. Quindi, dice sempre la Cassazione, esula dalla giurisdizione amministrativa la domanda con cui il destinatario di un provvedimento illegittimo chieda il risarcimento del danno subito a causa della emanazione e del successivo annullamento di tale provvedimento. La causa petendi della domanda, infatti, non è la legittimità del provvedimento, ma la lesione dell'affidamento dell'attore nella legittimità del medesimo, cioè che venga legittimamente emanato. È questa la contesa, no, che la Corte si trova a risolvere. La lesione, dice la Corte, quindi discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico, ecco, bensì dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede di diritto privato. È interessante il fatto che la pubblica amministrazione viene chiamata a rispondere quindi di regole che riguardano, vedete, la correttezza, la buona fede, che sono regole di diritto privato a cui si deve uniformare il comportamento dell'amministrazione. Quindi non soggiace soltanto alle regole del diritto pubblico. Regole la cui violazione non dà vita ad una invalidità provvedimentale, ma una responsabilità. Quindi risponde l'amministrazione per aver violato le regole del diritto privato. Vediamo di cosa si tratta nella sostanza, di quali regole vengono invocate più avanti. La tutela dell'affidamento rientra tra i principi dell'ordinamento comunitario, come affermato infatti la Corte di Giustizia nella sentenza del 78, caso Topfer. Ebbene, nell'ordinamento nazionale, peraltro, dice la Corte, il principio della tutela dell'affidamento nei confronti della condotta della pubblica amministrazione è specificato rispetto alle regole civilistiche generali da numerose disposizioni che disciplinano direttamente l'attività amministrativa, la cui violazione inficia la stessa legittimità dell'atto amministrativo. Quindi la violazione di queste regole inficia la legittimità dell'atto amministrativo. E fate degli esempi che vi risparmio adesso, per andare subito. Ecco l'affermazione che comincia, vedete, a delineare un obbligo comportamentale e dice il dovere di comportarsi secondo correttezza. Quindi il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta infatti una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale,
che trova il suo principale fondamento nell'articolo 2 della Costituzione e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività, quindi anche sulle pubbliche amministrazioni. Tale dovere si intensifica, questo è molto importante, si rafforza trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione. Quando? Ecco, quando i consociati tra di loro si instaurino momenti relazionali socialmente e giuridicamente qualificati. Ecco l'aspetto importante. Non è una relazione qualsiasi quella fra cittadino e istituzioni pubbliche, ma è una relazione giuridicamente qualificata, tale da generare unilateralmente o talvolta anche reciprocamente ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta e protettiva. Ebbene, per finire, la Corte di Cassazione quindi manifesta questo chiaro orientamento dicendo che la lesione dell'affidamento del privato è entrato in relazione con la pubblica amministrazione, delinea una responsabilità da contatto sociale, qualificato dallo status della pubblica amministrazione, quale soggetto tenuto all'osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti. Quindi l'osservanza della legge da parte della pubblica amministrazione è una fonte della legittimità dei propri atti. Il contatto, per meglio dire, il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve essere inteso come il fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, e si cita qui il codice civile, dal quale derivano a carico delle parti non obblighi di prestazione, perché quella sarebbe la colpa contrattuale, bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, e fa riferimento alla correttezza richiamata, alla diligenza e alla buona fede richiamata insieme nel codice civile. Vi è quindi l'obbligo della buona fede, ma vi è anche il dovere di concludere il procedimento, e più avanti vedremo c'è anche l'obbligo di provvedere, no? Il dovere di concluderlo è sancito all'articolo 2 della 241 del 90. Ecco, questa norma, l'articolo 2, fa riferimento alla conclusione del procedimento. Mi ha sempre colpito il fatto, ce lo siamo detti, che questa norma avesse all'articolo 1 i principi generali e all'articolo 2 direttamente alla conclusione. Evidenzia proprio l'interesse che ha il legislatore alla chiusura di questo procedimento. La parte in giallo è stata aggiunta dalla legge anticorruzione. Quindi, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ecco, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, dove espresso si contrappone a tacito, quindi attraverso qualcosa che sia tangibile, no? Che sia proprio esplicita, no, no, non veloce, non in senso di veloce, espresso. Bene, questo principio che sancisce il dovere di concluderlo, il dovere è una categoria dell'etica, no? Ma il dovere è uguale a obbligo? Beh, è diverso, il dovere è un impegno etico, l'obbligo è proprio una prescrizione normativa, anche se poi è chiaro che vi è una stretta coincidenza, una persona che non rispetta un proprio dovere contravviene a un obbligo che è stato prescritto. Ebbene, è importante la parte in giallo, che è la norma anticorruzione introdotto, l'abbiamo già visto nel precedente video, perché afferma l'esigenza di rispondere comunque, anche se l'istanza che si riceve è ricevibile, infondata, inammissibile, improcedibile, eccetera, eccetera. Ebbene, il procedimento deve essere concluso, quindi perché il cittadino ha diritto di avere la certezza che sia concluso questo procedimento in qualche modo. Ma questo obbligo di concluderlo, questo obbligo di esprimersi, come si concilia con la possibilità che il silenzio invece possa essere significativo? Ebbene, quando il silenzio non è significativo, cioè quando non c'è una norma che dà significato al silenzio, il silenzio è da intendersi come inadempimento. Quindi il silenzio, che è l'inerzia dell'amministrazione, tutte le volte che si manifesta il silenzio può avere due strade maestre, diciamo. O un silenzio che abbia significato giuridico, per esempio silenzio e accoglimento di un'istanza, o un silenzio diniego, oppure un silenzio che invece corrisponde ad una violazione di un obbligo. In questo caso allora è inadempimento. Dice il Consiglio di Stato in questa sentenza del 2015
che perché possa sussistere un silenzio inadempimento, non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta un'istanza, non concluda un procedimento entro un termine previsto. Ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sull'istanza del privato. Ecco, quindi tutte le volte che vi è l'obbligo di provvedere e la pubblica amministrazione non provvede, vi è un silenzio inadempimento, che sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono dai principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie in base all'articolo 2 che abbiamo appena visto. No. L'istituto dell'articolo 2 del silenzio inadempimento non può quindi trovare applicazione allorquando, come nel caso di specie, si sia in specie della sentenza, si intende, si sia in presenza di atti a contenuto generale rimessi alla scelta discrezionale dell'amministrazione, e rispetto alla quale non è configurabile un interesse qualificato. La sentenza del 2015 tratta la richiesta di alcuni cittadini, in questo caso erano dei tassisti, che chiedevano all'amministrazione di modificare il proprio regolamento, no? Ebbene, in questo caso non vi è un obbligo, perché è discrezionale per l'amministrazione la facoltà di modificare o meno un proprio provvedimento. Invece l'inadempimento scatta soltanto quando vi è un obbligo, un preciso obbligo di provvedere sull'istanza del privato. Per comprendere anche meglio la capacità che il silenzio possa significare, vediamo un caso singolare. La domanda da porsi è questa: ma cosa accade se di fronte a un'istanza di accesso noi rispondiamo in silenzio? È possibile rispondere col silenzio ad una domanda di accesso documentale? Attenzione, documentale non civico, perché è diversa la normativa documentale. Sappiamo tutti che l'accesso documentale deriva da questa norma, l'articolo 22, no? Si prevede che gli interessati possano prendere visione o estrarre copia, facciano istanza. Ecco, qui vedete l'interessato, un soggetto privato, perfetto. Ma si può rispondere col silenzio? Bene, l'articolo 25 al comma 4 prevede il caso che decorrano inutilmente 30 giorni dalla richiesta. E in questi casi l'istanza si intende respinta. Silenzio di diniego. Silenzio di diniego. Allora possiamo affermare che si può rispondere con il silenzio ad un'istanza di richiesta di accesso agli atti, ma stiamo attenti, perché l'articolo 24 invece afferma una cosa che è totalmente diversa. Deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Allora, vediamo la combinazione di queste due prospettive. Una prospettiva che afferma l'esigenza, scusate, il significato del silenzio. Quindi afferma l'articolo 25, il silenzio nei confronti di un'istanza corrisponde a diniego. Però attenzione, l'articolo 24 dice deve essere comunque, è importante comunque vuol dire in ogni caso non è possibile rispondere con il silenzio se la richiesta di accesso documentale sia stata inoltrata per curare e per difendere i propri interessi giuridici. Quindi questo è un caso nel quale la disciplina è entrambe le discipline convivono, no? L'obbligo di provvedere, di rispondere, perché comunque l'autorizzazione all'accesso è un provvedimento amministrativo, l'obbligo di provvedere a vantaggio di un cittadino che ne ha fatto richiesta, e dall'altra la possibilità che si possa non provvedere. Come si fa allora a capire quando? Ma quando non sono manifestati interessi giuridici da tutelare, quindi se una domanda di accesso agli atti non contiene. Qui però va combinato con l'articolo 2. Quindi quando una domanda di accesso agli atti non contiene manifestamente, non contiene neanche larvatamente, direi, ecco, l'intenzione di accedere perché si difendono gli interessi giuridici, si potrebbe rispondere col silenzio, anche se in verità la possibilità che si risponda col silenzio cozza con l'articolo 2, abbiamo visto prima, per il quale invece ogni domanda di accesso,
deve essere, ogni richiesta, ogni domanda che è pervenuta, anche se ricevibile infondata, eccetera, deve avere come risposta un provvedimento esplicito, cioè espresso. Per comprendere quali sono le conseguenze dell'inerzia dell'amministrazione, prendiamo in esame in questo momento questa sentenza del TAR della Campania, che riguarda un caso che è particolarmente interessante. Ecco, la sentenza che prendiamo in esame è veramente interessante perché contiene al suo interno diverse situazioni che vanno esaminate. Che cosa chiedono questi ricorrenti? Chiedono di annullare il silenzio che è stato serbato dall'amministrazione comunale sull'atto di diffida. Sull'atto di diffida. E la diffida aveva lo scopo di azionare l'esercizio del potere sanzionatorio del comune. Quindi, qui l'inerzia dell'ente è nei confronti non di una richiesta di accesso agli atti, no? E neanche nei confronti di un provvedimento che deve emanare, ma nei confronti di un'azione sanzionatoria che potrebbe adottare. Nonché, dice il ricorrente, dall'obbligo di provvedere in relazione alle medesime diffide mediante l'adozione di un provvedimento repressivo. Quindi, la richiesta che viene fatta è questa: primo, siamo contrari al silenzio che l'amministrazione ha serbato, siamo contrari all'inerzia nei confronti della diffida ad azionare un potere sanzionatorio, siamo contrari al fatto che l'amministrazione non ha risposto alla nostra richiesta di intervento, neanche per iscritto, cioè non ci ha informati dell'esito della nostra richiesta. Ebbene, qui i ricorrenti manifestano l'interesse, vedete, a verificare che è un'abitazione vicina, rispetti o meno le norme urbanistiche, e fanno una richiesta, una diffida iniziale, il comune non risponde alla diffida iniziale con la quale chiedevano di intervenire per verificare se vi fossero o meno delle opere abusive. Presentano una richiesta di accesso agli atti, il Comune risponde prontamente all'accesso agli atti, immediatamente manifesta quindi disponibilità a farlo, perché guardate, ciò che leggiamo adesso non è un comportamento che riguarda quel Comune che vediamo adesso lì nella sentenza, ma è diffuso, no? La domanda è: ma di fronte ad una diffida sono obbligato a rispondere? Infatti il Comune prontamente risponde all'accesso agli atti, perché si risponde all'accesso agli atti, l'abbiamo visto, no? Ebbene, sulla base dei documenti acquisiti, questo tipo, l'istante, il cittadino, presenta un'altra richiesta di un'altra diffida, un'altra diffida. E ancora una volta la diffida rimane quindi inevasa. Ecco, si domanda allora il TAR: ma il comportamento del comune è corretto o no? Ebbene, vediamo subito cosa c'è scritto, che il TAR afferma che il ricorso del cittadino deve essere accolto. Perché? Fa un'interessante distinzione il Tribunale in questa sentenza. Dice: il cittadino, in questo caso, lo scopo di ricorso rispetto a diffida è di ottenere un provvedimento espresso e motivato che elimini l'inerzia e assicuri al privato la definizione della propria pretesa. Quindi qui si tratta di avanzare del diritto di vedere l'azione amministrativa a tutela, o se volete, in corrispondenza di una pretesa che viene manifestata. È precisa il TAR. Attenzione, perché la pretesa non riguarda qui una richiesta di riesame, eh? Non si tratta di autotutela, dimostrando quindi che non è detto che ogni tipo di esposto debba avere necessariamente una risposta da parte dell'amministrazione. Se un esposto richiede di riesaminare un provvedimento, l'amministrazione potrebbe anche non rispondere per il semplice fatto che in questo caso esercita un potere discrezionale, di fronte al quale può dire: io ho un'ampia valutazione, quindi faccio come ritengo. Certo, ma sia giustificato, si intende, non sono obbligato a provvedere così come mi ha chiesto il cittadino. Ma in questo caso, dice il TAR, è diverso. In questo caso è diverso. Qui non c'è un obbligo di provvedere generico, ma è un obbligo che deriva fondamentalmente, eccolo qui, da specifiche ragioni di giustizia e di equità.
in quanto qui il cittadino sta chiedendo di provvedere nei confronti di quella che è un'attività obbligatoria per l'amministrazione, che è proprio la tutela del patrimonio, no? Ecco qui, l'obbligo di provvedere con riferimento all'urbanistica, un principio cogente per il corretto esercizio dell'azione amministrativa, quando giunga una segnalazione circostanziata sull'esistenza di opere realizzate in difformità dal titolo urbanistico, obbligando il comune nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sull'assetto del territorio a riscontrare l'istanza in senso positivo o negativo. Quindi il comune, una volta che viene sollecitato, deve comunque intervenire in un senso o nell'altro. Dice quindi il TAR, ogni segnalazione di abuso deve essere necessariamente oggetto di un procedimento istruttorio che si deve concludere con una manifestazione di volontà, che non deve essere necessariamente repressiva. Quindi il principio che si può ricavare è che in presenza di un'istanza, o meglio di una diffida ad adempiere, perché è interessante questo fatto, il cittadino qui non presenta soltanto un esposto, ma una diffida ad adempiere per l'utilizzo dei poteri repressivi da parte della pubblica amministrazione, corrisponde perfetto a questa istanza un obbligo giuridico di attivare gli accertamenti e di fornire, eccolo, obbligatoriamente al privato, confinante, in questo caso all'istante, ecco, una risposta scritta in un senso o nell'altro. Il privato deve ricevere una risposta scritta. Deve ricevere una risposta scritta. Quello che vediamo quindi è un principio generale che viene enunciato in questa sentenza. C'è anche il caso in cui, come in questa sentenza che vediamo, la numero 4906 del 2020, in cui, anche se è previsto un silenzio assenso, il cittadino mantenga il diritto ad avere un provvedimento esplicito, un provvedimento espresso. Peraltro, qui c'è un problema serio in questa sentenza interessantissima. Tratta il caso di un cittadino che presenta una SCIA e questa SCIA viene poi modificata sulla base delle indicazioni che vengono portate, che vengono richieste dal comune, delle integrazioni, documentali che vengono richieste dal comune. E il comune, peraltro, poi per lungo tempo non risponde. E quando il cittadino insiste per avere un provvedimento esplicito, il comune non risponde dicendo che per la verità non aveva titolo, no? Non aveva titolo, non aveva le condizioni che sono richieste nel piano urbanistico dell'ente. Il tribunale risponde che il fatto che l'effetto autorizzatorio, come prevede il DPR 380, il testo unico dell'edilizia, che l'effetto autorizzatorio discenda in modo diretto e immediato dal silenzio assenso, non è incompatibile con il rilievo dell'obbligo a carico dell'amministrazione di provvedere alla formazione del titolo autorizzatorio documentale, perché possa essere utilizzato nei rapporti con i terzi, oltre che nei riguardi di una pubblica amministrazione. Quindi il silenzio assenso che viene previsto all'articolo 20,8 del testo unico dell'edilizia di 380-2001 è un termine oltre il quale si riconosce quindi che il cittadino ha il diritto di riconoscimento di quel tipo di titolo perché si conclude il procedimento. Ma la pubblica amministrazione, una volta che il silenzio è decorso, deve comunque dice il TAR comunque provvedere a concedere questo tipo di provvedimento, anche se più avanti dice, per carità, decida se è positivo o negativo, ma con le conseguenze che possano derivare della tardività di un procedimento, di un provvedimento che viene emanato oltre il termine previsto dalle norme di legge. La difesa del principio di buona fede e la tutela dei buoni rapporti fra cittadino e istituzione è un argomento sicuramente recente. Possiamo dire che prima non era previsto che il sovrano, no, lo Stato inteso come sovrano, lo Stato inteso come autorità che provvede in via unilaterale, dovesse anche rispondere degli atti che produceva di volta in volta. Possiamo dire che la vera svolta, si ha con questa sentenza famosissima della Corte di Cassazione, la numero 500 del 99.
In questa sentenza che riguarda un caso, che riguarda in particolare una variante urbanistica che viene negata a un cittadino che aveva ragione, bene, in questo caso si afferma che la lesione di un interesse legittimo, parleremo anche di questo in un altro filmato, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse, non di mero fatto, ma che sia giuridicamente rilevante, rientra nella fattispecie della responsabilità aquiliana. Ecco la novità. Si applica alla pubblica amministrazione quindi la responsabilità prevista nel codice civile, all'articolo 2043, solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto. Quindi si estende la possibilità che la pubblica amministrazione possa rispondere laddove cagioni un danno come ingiustizia, in questo caso quindi come lesione delle relazioni fra i due contraenti, anche se non si tratta di contraenti nei rapporti con la pubblica amministrazione. Ciò non equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi. È chiaro, pensate, è la prima volta che viene enunciato questo principio, si ha la paura che possa essere poi veramente diffuso senza limiti, no? Però è già innovativo questo fatto. Si afferma che potrà infatti pervenirsi all'esarcimento soltanto se l'attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita, al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega e quindi è meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento. Quindi, dice in questo caso la Cassazione, attenzione, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere al risarcimento. Occorre però che vi sia quindi una lesione per effetto dell'attività illegittima e colpevole della pubblica amministrazione. È una sentenza nuova, è una svolta storica nella nostra storia amministrativa. Ed è 10 anni dopo che si riesce con la legge 69 del 2009 ad ottenere un articolo, l'articolo 2 bis, che viene inserito nel 241 del 90, nel quale si afferma in maniera chiara ciò che abbiamo appena letto nella sentenza della Cassazione, cioè le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui è l'articolo 1, comma 1 ter, vedremo dopo chi sono questi soggetti. L'articolo 1 sono tutte le pubbliche amministrazioni. E il comma 1 ter riguarda i soggetti privati che esercitano delle funzioni pubbliche. Ebbene, sono tenute al risarcimento del danno ingiusto. Beh, è evidente poi col tempo la giurisprudenza chiarirà che il danno è sempre ingiusto, non c'è un danno che qualcuno ha meritato di dover patire. E l'aspetto interessante è che il risarcimento è collegato all'inosservanza sia dolosa che colposa del termine di conclusione. Quindi, d'inerzia. Genera il diritto al risarcimento del danno, a condizione però che si possa dimostrare di aver conseguito questo danno. È questa condizione che poi porterà più avanti ad un altro articolo, o meglio ad un altro comma dello stesso articolo 2 bis, perché poi il comma 1 bis prevede proprio questo, prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ecco, per il silenzio, di fronte ad un silenzio che non sia qualificato, quindi un silenzio che corrisponda, quindi vedete, escludendo il silenzio qualificato, un silenzio che corrisponda quindi a una violazione dell'obbligo di provvedere, quindi c'è un'istanza di parte in questo caso, quindi c'è l'obbligo di pronunziarsi, afferma qui il legislatore. In questi casi spetta un indennizzo per il mero ritardo, per il solo ritardo, quindi senza l'onere di dimostrare che vi sia stato un danno, che vi sia stato cagionato un danno. Come sappiamo, questo mero ritardo, peraltro, è già definito nel suo ammontare massimo e in base al DL 69 2013, in via sperimentale, è stato stabilito che si applica soltanto all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, altrimenti ogni cittadino potrebbe chiederlo. Quindi, come sappiamo, la differenza tra indennizzo e danno è che il danno deve essere dimostrato. Si ha un risarcimento a condizione che oltre al ritardo si dimostri anche il danno cagionato. Nel caso dell'indennizzo invece è sufficiente che si dimostri il mero ritardo perché si abbia diritto all'indennizzo. Infatti il danno che viene ricompensato è commisurato a quello che effettivamente si è cagionato. L'indennizzo è calcolato automaticamente da norme di legge.
Ebbene, c'è anche la possibilità però che il silenzio sia ritenuto anche una delle forme con cui si regolano i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, come per esempio nel caso del silenzio assenso, introdotto dalla legge 241 del 90, già modificato subito 2 anni dopo per renderlo ancora più applicabile, più stringente. Quest'articolo ha subito diverse modifiche, ma il principio affermato è fondamentale. Esistono casi nei quali, per i provvedimenti a distanza di parte, escludendo quindi la SCIA, che ha una disciplina sua di cui parleremo un'altra volta, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza il bisogno che il cittadino presenti ulteriori istanze o diffide. A meno che chiaramente non riceva dall'amministrazione una comunicazione che gli trasmetta il provvedimento di diniego. Quindi c'è un silenzio chiamato significativo per fare in modo, per accelerare i rapporti, nel senso che non è costretto il cittadino ad aspettarsi necessariamente un provvedimento, non è costretta l'amministrazione ad emanarlo, ma questo non vuol dire che non deve essere svolta un'attività istruttoria. L'attività istruttoria deve essere svolta sapendo che decorso un certo termine, quel silenzio farà maturare nel cittadino il diritto all'accoglimento della propria istanza. C'è tutto un sistema che viene poi, che consegue da questo silenzio assenso, che vedremo in altre circostanze. Il silenzio merita anche altre lezioni, altrimenti rischiamo di liquidarlo in maniera frettolosa. L'amministrazione può entro 30 giorni indire una conferenza di servizi, quindi perché per esempio è necessario che acquisire anche pareri, informazioni o comunque avviso di altre amministrazioni. Ed è previsto dal comma 3 che l'amministrazione però possa, anche una volta che si è consumato il silenzio, operare in via di autotutela. Ma questo è possibile soltanto a certe condizioni, perché si riconosce il diritto, come dire, ad un'aspettativa. Siamo sempre nel campo della buona fede che prima abbiamo detto. Un cittadino che vede maturare il silenzio dopo una sua istanza, decorso il termine che la legge prescrive, ha tutto il diritto di sentirsi di aver ottenuto un provvedimento di accoglimento. Ciò non vuol dire però che l'amministrazione non possa in qualche modo esercitare un'azione di autotutela, cioè a tutela dell'amministrazione, perché deve difendere dei comportamenti lesivi da parte del cittadino, questa volta per esempio perché non ha dichiarato il vero, oppure perché quell'azione è ritenuta illegittima in ogni caso, comunque non opportuna, ma questo va dimostrato. Più avanti, infatti, vedremo anche in quali casi è possibile esercitare la tutela. Quello che è importante è che il comma 4 fa riferimento ai casi in cui non si applica il silenzio assenso, non si applica quando riguarda il patrimonio culturale, paesaggistico, l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione. Quindi è vero che la norma prevede al comma 1, abbiamo visto quella disposizione, ma è evidente che deve essere limitata a due aspetti fondamentali. Primo, il fatto che l'istanza, ecco qui, no? L'istanza deve contenere tutti gli elementi perché possa essere accolta. In caso contrario, può l'amministrazione o negarla entro il termine o agire in autotutela oltre il termine, e vediamo entro quali limiti. E poi l'aspetto importante è che esistono materie nelle quali il silenzio assenso non può essere assolutamente utilizzato. Il primo aggiornamento, questo articolo, è già di 2 anni dopo, che stabilisce appunto i termini e stabilisce cosa accade quando la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete. Quindi qui si allaccia una relazione fra cittadino e pubblica amministrazione che viene in questo caso quindi determinata anche negli aspetti temporali, nelle modalità e negli aspetti temporali, in modo da concedere all'amministrazione un tempo ulteriore, anche se non illimitato, per poter intanto chiedere al cittadino l'integrazione e poi per effettuare una nuova istruttoria, in modo da poter fare in modo che una volta che il tempo che passa nel corso del tempo siano tutti gli elementi necessari a consentire il silenzio o il provvedimento vero e proprio di accoglimento o di diniego, secondo dei casi. Abbiamo richiamato l'articolo 21 quinquies, vi ricordate? Torniamo indietro così lo vediamo insieme. Eccolo qui, è richiamato qui al comma 3, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.
L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela in questi casi. Quindi, laddove il silenzio è accoglimento, no? Nel senso che il silenzio corrisponde all'assenso, all'accoglimento dell'istanza presentata, si lascia comunque all'amministrazione questa possibilità, che è però è limitata. Il 21 quinques riconosce che la pubblica amministrazione, per motivi sopravvenuti di pubblico interesse, quindi sopravvenuti vuol dire non esistenti all'atto in cui è stata fatta l'istanza, a cui è maturato il silenzio, ovvero nel caso in cui sia mutata una situazione di fatto che non sia prevedibile al momento in cui è stato adottato il provvedimento, oppure dice salvo che per i provvedimenti di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici che sia stata richiesta una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Ecco, il provvedimento può essere revocato da chi lo ha emanato, chiaramente, però la revoca determina la inidoneità del provvedimento a condizione però che questa non comporti pregiudizi. Perché inevitabilmente, se la revoca comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. L'articolo 21 quinquies parla anche di rapporti negoziali, per i quali si parametra in questo caso il danno emergente, mentre il richiamato articolo 21 nonies fa riferimento all'annullamento d'ufficio. Tratteremo a parte del tema della nullità dell'annullamento. In questo caso ci basta soltanto ricordare che l'annullamento d'ufficio rientra nelle forme di autotutela, cioè l'amministrazione ritiene di annullare un atto che ha emanato. E per evitare però che l'annullamento possa avvenire in qualsiasi momento, proprio per mantenere vivo questo rapporto di buona fede fra cittadino e istituzione, è opportuno, anzi è obbligatorio, che il provvedimento di annullamento intervenga entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi. Però attenzione, siccome la buona fede non deve essere soltanto della pubblica amministrazione, ma anche reciproca, il comma 2 bis ricorda che anche nel caso di false rappresentazioni di fatti, dichiarazioni che siano mendaci, in questo caso questi possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine dei 18 mesi. Ebbene, il silenzio interessa anche come inerzia fra altre amministrazioni. Lo trattiamo velocemente perché poi tratteremo direttamente il tema delle conferenze di servizio, eccetera, eccetera. Ebbene, l'articolo 17 bis da 241 trattava del silenzio assenso fra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici. Adesso, con la modifica intervenuta per il DL 76-2020, la rubrica prende il nome di effetti del silenzio e dell'inerzia dei rapporti e disciplina questi rapporti. Dice infatti, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, sia da parte di amministrazioni pubbliche che gestori beni e servizi, è fissato un termine entro il quale questi assensi debbono essere concessi. E si afferma, nelle parti gialle sono quelle aggiunte dal decreto 76, si afferma in maniera perentoria quali possono essere questi termini, riconoscendo la possibilità persino, come si vede anche nel comma 2, che decorsi i termini del comma 1, l'assenso, il concerto o nulla osta si intendono acquisite. Tant'è che, escludendo i casi, più avanti vediamo del comma 3, se la proposta non è trasmessa nei termini, l'amministrazione stessa competente può comunque procedere. In questo caso prepara lo schema di documentazione, lo trasmette all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare, eccetera, eccetera. Il comma 3, che prima abbiamo richiamato, fa riferimento ad alcune materie, che sono quelle che prima vi ricordate, erano quelle che erano escluse dal silenzio, dalla possibilità di un silenzio assenso. Sono materie delicate che riguardano la tutela ambientale, la paesaggistico territoriale, beni culturali e la salute dei cittadini. Ecco, in questi casi, dice, si applicano anche in questi casi, ma il termine entro cui si applicano i principi contenuti nei primi commi, però viene spostato a 90 giorni. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o nulla osta, lo stesso si intende comunque acquisito. Il termine qui diventa 90 giorni.
Bene, concludiamo velocemente con la tutela in caso di silenzio, anche se poi lo tratteremo in dettaglio quando parleremo del codice del processo amministrativo. La disciplina iniziale era contenuta all'articolo 2 della 241, che nel comma 4 bis, che richiedeva la diffida all'amministrazione inadempiente finché perdura l'adempimento. La norma adesso rimanda invece al codice del processo amministrativo, che però prenderemo in esame specificamente in un'altra lezione.